Buonasera, è bello essere qua perché è la prima volta che raccontiamo questo progetto a più di forse due persone contemporaneamente, quindi è un po' dire, il nostro lancio. Dunque, parliamo di Travel Chat. Io sono Alessandro, io sono Giorgio, e assieme abbiamo costruito questo prodotto, servizio, chat, adesso ve lo raccontiamo. La nostra divisione dei ruoli è molto semplice, io ho avuto l'idea e lui ha fatto tutto, quindi funziona più o meno così. In più, in realtà abbiamo altri collaboratori, che noi chiamiamo City Editors, che sono le persone che hanno scritto le prime guide di viaggio. Travel Chat, anche il nome cerca di dirlo, cerchiamo di fare delle guide di viaggio all'interno di un chatbot, quindi ovviamente noi non sappiamo scrivere, cioè potremmo farlo, ma il risultato sarebbe povero. E quindi ci avvaliamo di persone che o per professione o per passione lo possono fare. Ovviamente in questa prima versione molto contenuta abbiamo pochissime città e sono state scritte da tre persone, quindi questo è il nostro punto di partenza. Dunque, qual è l'idea che c'è dietro? L'idea che c'è dietro è che sicuramente al momento ci sono tantissime risorse per chi viaggia. Io amo viaggiare e a casa ho una collezione di Lonely Planet, quindi sicuramente il primo strumento sono le guide cartacee, che sì, funzionano, sono belle, solo che un po' ingombrano, bisogna comprarle, ricordarsi di portarle dietro, non sono sempre aggiornate, magari edizioni dell'anno prima o 2 anni prima, se succede qualcosa di rilevante non è scritto, perché è una cosa statica. Ci sono un'infinità di risorse online, però anche lì bisogna aver voglia di sfogliarsi, di cercarle, metterle insieme. Ci sono tantissimi siti, io ad esempio personalmente sono molto pigro, quindi non guardo mai niente, vado nei posti e poi rimango deluso perché non faccio le cose veramente importanti, perché non mi sono informato prima. Un'ultima risorsa, forse la più interessante delle tre, sono i cosiddetti buddy. Sono buddy, è un termine moderno, sono le classiche guide turistiche. Si va a visitare Firenze e una persona ci porta, ci accompagna in questa, nella nostra visita, nel nostro viaggio in quel posto. Però insomma è un po' diverso dagli altri, un servizio sicuramente più dettagliato, più costoso, e non tutti amano essere accompagnati. La nostra idea quindi qual è? Quella appunto di costruire un chatbot basato su Messenger, perché è facile, probabilmente, è facile per le piattaforme, anche perché quando abbiamo iniziato WhatsApp non era vero, quindi probabilmente avremmo scelto WhatsApp. Più diffuso. Quindi il nostro obiettivo è lavorare su Messenger in questa fase. Messenger ha di bello che è già nelle tasche di più o meno 1 miliardo di persone, forse anche di più, quindi automaticamente possiamo raggiungere tantissime persone e in più minimizza i costi, perché non è come fare un'app, devi costruirla, fare iOS, fare Android, devi mantenerla, aggiornarla, diversi dimensioni di schermo, no, non dobbiamo fare niente di tutto ciò. Siamo nelle tasche di 1 miliardo di persone. Siamo automaticamente mobile, quindi come dire, nessuno si muove senza un telefono in tasca e quindi noi siamo ovunque sono queste persone. Una persona potrebbe conoscerci anche mentre fa la visita, quindi non deve essersi organizzato prima. Magari mentre visita Firenze scopre che c'è questo ciò, che si collega e ha automaticamente la guida. Una domanda che spesso mi viene fatta, quindi lo dico subito, decidiamo, il tema del traffico dati non è più un problema, no? Lo sappiamo tutti, in Europa si viaggia tranquillamente senza gravi di costo e anche quando si viaggia fuori Europa o viceversa, da fuori Europa o in Europa, è possibile avere tariffe dati assolutamente competitive, quindi è difficile ormai, si viaggi senza accesso ai dati. Infine, l'ultimo elemento, la comunità dei City Editors, quindi la comunità delle persone che scrivono questi contenuti. Chi sono queste persone? L'ho accennato prima, sono in alcuni casi professionisti che di mestiere scrivono guide di viaggio. Abbiamo contattato un paio di persone che scrivono per Lonely Planet, per esempio. Ci hanno detto di no, però magari in futuro cambierò un'idea. Abbiamo contattato altre persone che invece scrivono su blog meno rilevanti, meno importanti, e ci hanno detto di sì. Quindi insomma, siamo a T con zero, abbiamo appena iniziato, no? Qui l'obiettivo era proprio fare un MVP, quindi abbiamo pochissime città, con Giorgio dice qualcosa di più. La città con più guide è Milano, e ne ha due, una è tematica su Leonardo, l'altra è Milano in un giorno. Quindi insomma quella è una comunità che deve sicuramente crescere. Come funziona? Semplicissimo. Abbiamo i City Editors,
che hanno accesso a una piattaforma, Content Management System, CMS, accedono lì, vanno a inserire tutte le informazioni ed è lì che disegnano la guida esattamente come vogliono che l'utente poi la utilizzi. Quindi inseriscono, scrivono le bubble, banalmente, decidono il flusso di queste bubble, quindi quante ne devono comparire prima di una pausa, non possono comparire per 100 di un colpo, sennò poi viene fatto scroll up, si perde un po' il filo, quindi l'utente ha la possibilità di decidere la velocità di navigazione, possono inserire contenuti di vario tipo, banalmente foto, link a risorse esterne, che sono forse la parte più divertente perché ci permette di integrare tutto ciò che già esiste e che non vogliamo riscrivere. Banalmente, se vuoi un approfondimento sul Duomo, è inutile che lo scriviamo noi nuovamente, internet è pieno di bellissimi approfondimenti sul Duomo, possiamo prendere da Wikipedia. E con i link esterni possiamo fare anche molti rimandi, che ne so, a siti che vendono biglietti. Quindi se vuoi frequentare un posto, compri direttamente il biglietto. E poi il pezzo che manca è quello che permette la pubblicazione su Messenger, quindi arrivare direttamente con un prodotto fatto impacchettato disponibile per l'utente. Quindi il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è sostanzialmente duplice. Da un lato abbiamo gli utenti, dall'altro lato abbiamo gli utenti che utilizzano queste guide di viaggio, il viaggiatore, dall'altro lato invece abbiamo gli scrittori, coloro che scrivono le guide di viaggio. Per i primi cerchiamo di costruire una destinazione che sia un punto di arrivo, cerco una guida di viaggio per andare a Roma, perfetto, la trovo, ne trovo più di una, magari che dipendono da, che cambiano secondo di quanti giorni durerà il mio soggiorno, o sono tematiche, e che già riorganizzano molta dell'informazione che c'è sul web, quindi il tema di non reinventiamo la ruota, sfruttiamo ciò che già c'è. Per quanto riguarda gli scrittori, gli autori di guide di viaggio, è fornire un nuovo canale per pubblicare delle guide di viaggio. Quindi c'è cartaceo, ci sono i blog, ci sono tante altre piattaforme, noi vogliamo aggiungerne una. Ora, Giorgio vi racconta qualche dettaglio in più. Sì, in particolare vi racconto alcune scelte che abbiamo fatto nella progettazione dell'esperienza per venire incontro alle esigenze dei turisti mentre visitano una città. Prendo in prestito un termine della presentazione precedente, di un chatbot a percorso guidato, realizzato ovviamente su Facebook. Lo troverete a breve su questa pagina perché è in corso la validazione da parte della pubblicazione. Attualmente lo usano in tester e in city editor. In quanto chatbot di Facebook, il punto d'ingresso alla conversazione più comune è la pagina Facebook, e quindi per avviare la conversazione c'è il pulsante Get Started, inizia, che ci porta alla selezione della città da visitare. Il chatbot si presenta brevemente e l'utente, poi il turista, può scegliere da un carosello quale città visitare. Abbiamo scelto il carosello per ovviamente la sua qualità estetica e la facilità di scegliere, cioè di scegliere velocemente in un piccolo insieme, perché in questo momento, come diceva Alessandro, abbiamo un piccolo insieme di città con guide disponibili. In futuro manterremo il carosello per le città maggiormente rilevanti o che intendiamo eventualmente promuovere, e gli affiancheremo degli strumenti di ricerca per rendere accessibili anche tutte le guide che non possono essere contenute in un carosello, che sarebbero comunque inaccessibili facendo troppi swipe. Una volta che il turista ha scelto la guida della città che intende visitare, facciamo ad esempio Roma, si trova davanti ad un nuovo carosello che gli permette di scegliere le guide disponibili. Per sceglierle può farsi un'idea senza avviare tutti i tour, guardando una panoramica, che è un elenco delle destinazioni disponibili con una breve descrizione. Gli serve non solo per vedere dove lo porterà questa guida,
ma anche per farsi un'idea dello stile e eventualmente scegliere quello che gradare di più, oltre ovviamente ai temi trattati. L'idea è di dare ai siti editor il ruolo di dare un'impronta personale al tour. Come diceva Alessandro, su tante destinazioni è già scritto tutto il possibile e anche troppo. Non vogliamo che i siti editor replichino il materiale che è già disponibile online. Metteremo dei link per accedere al materiale esterno, ad esempio immagini di Wikipedia i siti dei musei, mentre lasciamo al city editor il ruolo di come dire, dare il suo tocco personale e fare da guida, lasciando poi al viaggiatore l'opzione di approfondire dove lo ritiene interessante. Quindi una delle opzioni disponibili nella progettazione di un tour è il link a pagine esterne che vengono caricate all'interno del chatbot anche per controllare l'esperienza, come ad esempio qui stiamo visitando il Colosseo, è possibile visitare la pagina di Wikipedia per approfondimenti di natura storica, così come potremmo andare a vedere su TripAdvisor quali commenti sono stati lasciati da visitatori precedenti e così via, sempre nell'ottica di non reinventare la ruota, ma di riorganizzare informazioni e strumenti già disponibili. Abbiamo integrato Google Maps e ovviamente se le informazioni GPS sono disponibili il turista si ritrova con uno strumento familiare per non solo vedere dove si trova l'attrazione concorrente, ma come abituato a scegliere le opzioni su come arrivarci, eventualmente chiamare Uber per raggiungere l'attrazione. Sempre continuando l'esempio dei link, è possibile andare ad esempio appunto permettere al turista di fare una prenotazione o ancora di andare a vedere quali foto sono state condivise da altri visitatori della stessa attrazione. Scendendo ancora più nel dettaglio del design della conversazione, è già stato anticipato. Abbiamo fatto due scelte. La prima molto comune, per fortuna sta diventando molto comune, cioè per evitare di sovraccaricare di informazioni il turista, quando il city editor scrive la sua descrizione, lo incentiviamo particolarmente a suddividere il tour in paragrafi brevi. Questi vengono proposti intervallati con i famosi tre continui di sospensione, per dire che il chatbot sta producendo un nuovo contenuto che non solo rende l'interazione più umana, ma dà anche il tempo per digerire quanto si sta fruendo, controllare con gli occhi quello che si è appena detto, no? Verificarlo, tal marmo, tal travertino utilizzato per questo momento è fatto proprio come lo dicevo. E poi è anche un modo appunto per evitare l'effetto muro di parole che capita anche nelle guide turistiche cartacee. Secondo punto sono questi due piccoli pali, molto ben estorto, che invece vogliono conservare qualcosa di positivo nel video cartaceo, cioè la capacità, la possibilità di dire, vabbè, questa cosa ho letto abbastanza, vediamo qual è la prossima, cioè volto pagina e passo a valutare se la prossima attrazione magari merita più del mio tempo. Quindi mi sono fatto un'idea sufficiente, vado oltre. Quindi il city editor può, nella sua descrizione dell'esperienza, inserire pause perché così il turista può fruire del tour al suo ritmo, esattamente come la guida cartacea, o addirittura saltare e passare a fare seguire. Quelle descritte finora sono le funzionalità della versione 1.0 di cui iniziamo il test appena finita la realizzazione di Facebook.
abbiamo già pensato a sviluppi futuri, penso che appunto, ma ovviamente ci interessano molto i vostri feedback per indirizzarci ulteriormente. Quello che abbiamo pensato è che si può aggiungere valore per il turista connettendo i dati che sono già nella piattaforma, per cui tipicamente se una destinazione è già compresa in più tour, sarebbe piacevole poter passare, che ne so, da un prendere la coincidenza da un tour all'altro, perché sono arrivato in un tour particolarmente di taglio particolarmente culturale al Colosseo, ma siamo a metà della giornata e magari mi interessa cercarmi intorno per trovare da mangiare. Se uno dei tour di Roma invece ha un taglio enogastronomico, potrei volermi far guidare per questa tappa da quel tour, da quella guida particolare, che mi può consigliare un posto in paraggio. Altro miglioramento potrebbe essere nei primi scambi con il turista fargli un paio di domande sui suoi gusti, in modo che se è un amante, non so, se è una buona forchetta e un amante dello sport, probabilmente nel suo tour fatto su misura si ritroverà a passare per l'Olimpico e il Testaccio. Se invece è un amante della storia dell'arte, probabilmente troverà il grosso delle destinazioni all'interno del mondo imperiale. Per ultimo, non dimentichiamo che siamo il più grande social network mondiale, quindi tutto da esplorare, ma pensiamo che ci sia un buon potenziale anche nel connettere tra di loro i vari turisti, i vari utenti dell'acqua. Perfetto, già. E qui vi ringrazio, vi passo la parola per le domande. Immagino che ci sia una domanda un po' latente, come si può monetizzare questa cosa, no? Volevo. No, questa è un po' la mia domanda. Per come la vediamo noi, non è né più né meno che un pari di un blog. Una volta che ne abbiamo i contenuti, andiamo a inserire link affiliati. Quel sito lì si chiama Get Your Guide, e in questo momento insieme a Gator sono uno dei due player più importanti nel ticketing. C'è una startup italiana che ha fatto un sacco di soldi con il ticketing, che si chiama Amusement, magari avete conosciuto, sentito. Sì. Quindi una volta che noi abbiamo l'utente ingaggiato in un percorso, l'utente ci segue e gli piacciono i contenuti, approfondendo sui vari link potrebbe appunto trovarsi su Get Your Guide, dove ha la possibilità di comprare varie cose. Tipicamente può comprare o dei tour guidati per visitare il Colosseo, la cifra di 37 euro in questo caso, o se no biglietti per entrare nei musei o per entrare in determinati luoghi dove è previsto il biglietto. Se l'acquisto viene fatto seguendo questo flusso, Get Your Guide riconosce la piattaforma, in questo caso noi, fino all'8% di commissione sul prezzo del biglietto. Altre piattaforme come Gator riconosce il 5%, Trenitalia riconosce il 5%, per intenderci, no? E così via. Player diversi hanno una percentuale che va da un minimo del 5 a un massimo del 10%. È un classico sistema di affiliation, di più o meno, anziché partire da un sito e avere l'utente che dal proprio blog, dal proprio sito, fa l'acquisto, partiamo da un chat. Quindi anche questa è una cosa che ci piaceva molto all'inizio, perché sicuramente qualcun altro lo farà, ma non è ancora diffuso, non è un qualcosa di mainstream, mi piacerebbe di provare a sperimentare anche in questo senso. Qual è la grande sfida che dobbiamo affrontare? Qual è la difficoltà per noi riuscire ad avere sufficiente utenza? Perché probabilmente il tasso di conversione sarà dell'1% per arrivare a cliccare qua, e poi di lì avremo un ulteriore 1% probabilmente. Quindi servono tantissimi utenti, tantissimi contenuti. Poi è ovvio che se un giorno riusciamo ad avere, che ne so, copertura di 10.000 città nel mondo, lì si moltiplica, il numero si moltiplica moltissimo, perché poi ogni guida può avere molti link. Al momento queste guide le abbiamo inserite un po', però siamo tra un 5-6, ogni guida già è un buon numero. Poi immaginiamo di scoprire questa nuova funzione e decidere di sfruttarla, di andare fino in fondo e quindi provare a farli. Scusa, qui è il city editor che decide di mettere il link a pagamento. Sì. Ora, anche sul CD Editor c'è un tema, anche qui è un
grande punto di domanda. Perché lo fa? Perché lo fa? Lo fa, secondo noi, al momento lo fa perché lo paghiamo con la liberazione, a parole. Quindi proprio è semplicissimo perché lo fa. E in un mondo in cui i contenuti editoriali, soprattutto del web, tipicamente vengono fatti pro bono o a tariffe da fame, noi cerchiamo di stare un po' più in alto e quindi l'impressione che abbiamo finora da parte dei colleghi di Vandermane, che sono forse un'altra categoria, però gli altri erano molto felici. Quello che vorremmo evitare di fare nel lungo termine è proprio dover pagare a parola, perché sta proprio in piedi quel modello. Ci piacerebbe fare il revenue sharing, quindi 37 euro, l'8% va a noi, riconosciamo una certa percentuale di questo 8% a chi ha scritto, praticamente il 75% poi è così un po' standard di mercato, noi tratteniamo il 25%, quindi prendiamo una quota già piccola, prendiamo una fettina microscopica, la riduciamo ancora di più, e da qui la necessità di avere tanti utenti, tante guide, tanti contenuti, insomma, né più né meno che la vita difficile di qualsiasi sito o blog che vuole vivere di affiliation. Potremmo arrivare in futuro a fare ticketing diretti, quindi anziché mandarci a GetYourGuide possiamo agganciare noi un motore, un network di ticketing, ce ne sono già tanti, anche italiani, se agganciamo quello le percentuali esplodono, anziché prendere l'8% possiamo prendere anche il 40-50%. Non c'è due video, a meno che già non siamo in big player, però sono percentuali più alte. Queste possono chiamare due domande, spesso ci vengono fatte. Uno dei problemi che ci sono visitando le città, che può capitare a un gruppo o a una famiglia, è appunto la dispersione del gruppo se si divide, vanno in posti diversi. Avete valutato la possibilità di fare gruppi di persone, di tracciare così le tappe del percorso in cui così uno sa i figli dove stanno andando, allora, e si può coordinare per... Non ci abbiamo pensato, l'idea è fantastica. Tu hai famiglia, probabilmente avrai vissuto... No, l'ho vissuto, cioè lo so. Mi probabilmente è quello che ha detto Giorgio alla fine, le interazioni sociali. Sicuramente è un'area che però in itine, cioè non che si raccontano le cose, ma cioè mentre itine, viaggiano, certo. Vedono dove sono gli altri in un gruppo. Quindi no, sarebbe molto figo, con la mappa. Quelli sono lì, quelli sono là, quello che si è perso. Magari ci ritroviamo a questa... Con anche stima dei tempi, cioè tu sei al 70% di un giro di 2 ore, quindi sai che potete andare a pranzo fra un'ora, sì. Cioè capito? Potrebbe essere utile anche questa cosa coordinazione. Allora, le possibilità sono sicuramente infinite, questa è un'altra idea. Non so se cioè, con Facebook si può fare, cioè con Facebook avete fare uno uno può condividere la propria posizione e ovviamente dando in pasto quella e poi l'algoritmo di routing. Quindi non serve la posizione fisica rilevata dal cellulare, basta la tappa del viaggio in cui uno è. Sì, è già una buona indicazione. Oppure il tuo figlio ti mente perché dici sto guardando il museo, ma invece poi vedi che in realtà è andato nella esatto. No, è chiaro che la tappa che stai visitando è la prossima, però se tu sei andato avanti nelle destinazioni rimanendo fermo al Colosseo, là diciamo che pensare che tu sia dall'altra parte. Se invece usi la location, sì, usando tutte e due, magari ti segnala anche c'è una roba che non occhio di qualcuno che stai dicendo. Credo che il tema di queste applicazioni sia proprio il rapporto tra contenuti e attività. Cioè, tutti noi ancora pensiamo in termini di blog, di partenza, diamo dei contenuti per giustificare che vengano qui. In realtà c'è una generazione che, soprattutto partendo dai giovani, che partono e dico io voglio uno che mi segua e mi dia dei servizi mentre sono in giro. Più che dei contenuti, che però servono ugualmente, perché quando uno va in giro, soprattutto straniero, visto che tutto è in inglese, ha una grandissima utilità. Quindi questo problema del gestire i costi nello sviluppo dei contenuti, che si ammortizza mettendo Wikipedia, ma Wikipedia sappiamo che non viene letta, se non eccezionalmente la scheda di quel quadro in quella chiesa che non trovi. E allora sì, che è indispensabile, ma se no per sapere cos'è il Colosseo ti serve l'umano che ti dice qualcosa. Quindi sì, è un ottimo spunto da dove partire. Però il terzo spunto sia l'ulteriore spesa, quella del farlo sapere che esiste. Però siamo bloccati col punto lì, cioè non è che siamo bloccati.
bloccate fino a che non il bot viene, cioè, certo, viene approvato a Facebook. Non possiamo dare avvio a quelle attività, però si abbiamo messo un po' il budget per spingere su quel fronte. Il tema dei contenuti che dici te, secondo me, è di primaria importanza. Noi vogliamo avere contenuti originali scritti da dei professionisti, ma sintetici e super fruibili attraverso le bubbles. Quindi non possiamo avere una bubble così, no? È chiaro. Quindi siti editor, ne abbiamo, allora, abbiamo sperimentato più siti editors e non tutti entrano in sintonia con questa metodologia qua di scrivere. I più giovani ci entrano facilmente. Quindi quei contenuti li vanno benissimo. Se poi, cioè, per esempio, mentre si visita un museo o un luogo più ampio, è necessario fare uno specifico approfondimento su un quadro, su un elemento, su una statua, è inutile scrivere nuovi contenuti, lì veramente mettiamo un link, qualcosa che già c'è, certo, magari su Wikipedia, super approfondito, con ulteriori link, e risolviamo così il problema. Certo. Quello che ti stiamo dando è veramente un ti guidiamo, entra nella città, poi se vuoi approfondire uno specifico aspetto, vai a vedere anche un video su YouTube, questo è anche, quello. Quindi, questa è la bravura del City Editor, che deve riuscire a creare quei contenuti dove, sì, servono, sì, e poi unire i pezzi giusti prendendoli da l'unirli lo fa tramite una piattaforma esterna o sempre tramite tra web? Tramite sì, una console su web. Ok. Abbiamo anche testato, diciamo, non esattamente l'uso di contenuti generati dagli utenti, ma anche di diciamo scrittori non professionisti, e almeno in questo momento si è rivelato non essere una strada da percorrere. Vogliamo prima impostare un certo livello perché chi arriverà dopo possa produrre contenuti di quel tipo, insomma, lasciare un'impronta, certo, un'impronta d'avvio di qualità. Ma per il momento escludiamo, diciamo, che i singoli che visitano possano lasciare, diciamo, è troppo conversazionale forse l'intervento dell'utente comune. Sì, no, ma anche, diciamo, il commento alla TripAdvisor, è meglio che lo si trovi su TripAdvisor, okay, non è quel livello qualitativo, okay, che in questo momento stiamo pensando. Beh, si spera che a breve sia disponibile, sì, un'occhiata. Ci ho provato adesso. Creo la città, farvi un parere, no? Sì, ok. Va bene.